Virgin Radio. Music History. Appunti sulla storia del rock con Paola Maugeri. Oggi parliamo di una band definitiva, pericolosa, incredibile, che affittava interi piani di alberghi solo per distruggerli. Sono loro, se l'avete capito. Sto parlando delle Zeppelin, al massimo della loro potenza, 1971. Il 1971 è l'anno di George Harrison, che organizza al Madison Square Garden di New York The Concert for Bangladesh, uno dei primi eventi benefici della storia del rock, a cui partecipano Bob Dylan, Eric Clapton, Ravi Shankar e Ringo Starr. Nello stesso anno i Jethro Tull pubblicano Aqualung e i Rolling Stones registrano il loro album definitivo, Sticky Fingers. Il 1971 è anche l'anno di uno dei pezzi più belli e più famosi nella storia del rock. È il pezzo che rende ancora più leggendaria una band che è già leggendaria. Sto parlando di Led Zeppelin e il pezzo si intitola Stairway to Heaven. Stairway to Heaven è uno di quei punti di svolta del rock, una canzone mai sentita prima che cattura lo spirito del suo tempo e in cui tutto è perfetto, suonato ai massimi livelli da una band in stato di grazia. Nel 1971 infatti Led Zeppelin sono già considerati delle leggende grazie ai loro primi tre album, Led Zeppelin 1, 2 and 3, usciti nello spazio di soli 2 anni. Poi ci sono i tour in America e in Europa e le storie sulla loro trasgressione. Girano con un aereo privato chiamato The Starship, sono pericolosi e sempre fuori controllo e affittano interi piani di hotel solo per distruggerli, tra cui il loro preferito è il Continental Hyatt di Los Angeles. Intanto si muovono al di fuori delle logiche commerciali, si rifiutano di fare apparizioni televisive e hanno pubblicato un solo singolo, Immigrant Song. Tutto questo contribuisce a creare la leggenda, quella della band che fa sempre quello che vuole perché è convinta di essere la più grande del mondo. La dimostrazione arriva nel 1970, quando i Led Zeppelin decidono di entrare in studio con l'idea di fare il loro disco perfetto. Cominciano a lavorare a Londra, ma poi si spostano a Headley Grange, un'antica villa isolata nelle campagne inglesi, portandosi dietro lo studio di registrazione mobile dei Rolling Stones. Qui registrano il loro quarto album, che esce senza titolo, con una copertina enigmatica e piena di messaggi nascosti, in cui non c'è neanche il nome della band, sostituito da 4 simboli. Sembra un suicidio discografico, ma in realtà è un capolavoro che vende 10 milioni di copie e diventa uno dei dischi fondamentali del rock anni 70. E in un disco del genere non poteva mancare il pezzo definitivo della band, quello in cui le Zeppelin mettono dentro tutto il loro mondo e lo spirito del tempo. Stairway to Heaven è una suite lunga 8 minuti e 3 secondi e contiene tutto: il misticismo, la mitologia, il mistero, il blues, il folk, l'hard rock, la melodia e la potenza, la batteria di John Bonzo Bonham e un grandioso assolo di Jimmy Page. I Led Zeppelin decidono di provare Stairway to Heaven subito dal vivo e la suonano per la prima volta a sorpresa durante un concerto alla Ulster Hall di Belfast il 5 marzo del 1971 e subito dopo a Los Angeles. Il pubblico ovviamente va fuori di testa e quando esce Led Zeppelin 4, Stairway to Heaven è già un classico. E allora questi sono i Led Zeppelin al massimo della loro potenza, Stairway to Heaven. www.virginradio.it